in Italia grosso modo è successo questa, però non solo in Italia, anche in Europa. Più o meno è successo questo, ve lo racconto brevemente. Terminati gli anni 70, diciamo quel meccanismo di operaio massa che era stato costruito, proprio perché si era riempito di contenuti eversivi, viene deciso di essere tolto dai piedi. C'è una prima fase, quella cosiddetta del labor saving, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, la Fiat senza operai, l'automazione del lavoro, insomma in qualche modo il lavoro comincia a venire costruito come un bene scarso e a quel punto l'attacco alle garanzie non viene dalla legislazione ma viene proprio dalla pressione dei disoccupati sulla cittadella degli occupati. Da lì si passa a quello che in Italia è stato chiamato il diritto del lavoro dell'emergenza. Che cos'è il diritto del lavoro dell'emergenza? È un'invenzione geniale. Cioè praticamente che cosa succede? Succede che i fautori della tradizione, gli innovatori, i sindacati e i datori, la sinistra e la destra riescono a trovare un terreno comune. Qual è il terreno comune? L'invenzione di un esercito, in Italia stimato in 4 milioni di persone, del tutto privo di ogni diritto. Facilissimo. Ecco qui che dentro una trasformazione produttiva, per cui l'impresa si trasforma, si fa rete, si immerge nel sociale, però il riferimento rimane sempre quello, ovvero sia pure magari per contrasto sulle, come dire, orario e luogo di lavoro. Ed ecco qui come nasce l'invenzione della collaborazione coordinata e continuativa. Attenzione, come dire, questo, come vi dicevo, è un evento europeo, ma altrove in Europa si appoggia su provvedimenti legislativi. In Francia c'è il Madeleine Act del 93, c'è la legge svedese, ci sono interventi dei vari Land in Germania. In Italia sapete su cosa si appoggia? Questa veramente è la potenza creativa della nostra controparte. Sul fatto che nel 73 viene fatta una bellissima legge processuale in Italia, quella che istituisce il processo del lavoro. Una legge che dice che il processo di lavoro deve essere gratuito, deve essere orale, deve essere celere, entro 60 giorni va risolto, deve essere vicino alla fabbrica, quindi si fanno le preture distaccate. In questa legge di grande avanzamento per il lavoro si vuole estendere anche il numero dei soggetti che possano andare davanti al giudice del lavoro, quindi si dice non solo tutti i lavoratori subordinati, ma anche quei lavoratori che hanno un rapporto di collaborazione continuata e prevalentemente personale. Ovviamente si fa riferimento alle figure tipiche, non so, penso dal socio di cooperativa, all'associato in partecipazione, all'impresa familiare. Invece che cosa riesce a dire la dottrina e poi la giurisprudenza? Beh, se la legge dice che può andare dal giudice del lavoro anche colui che ha una collaborazione continuativa e prevalente personale, vorrà dire che esso esiste. E allora se esso esiste, vorrà dire che possiamo fare dei contratti che riportino questa formula. E a quel punto viene una domanda successiva: benissimo, posso andare dal giudice del lavoro, bello, e che cosa gli posso chiedere? Ma ovviamente nulla, perché tu puoi andare dal giudice ma non hai diritti giustiziabili. E su questo fantastico cortocircuito per 30 anni ci si è trovato d'accordo, perché c'era il terzo escluso su cui scaricare tutte le tensioni. Dopodiché finalmente si arriva sulla terza fase di questo processo di modernizzazione. Quello con l'Italia è sostanzialmente la legge Biagi. Ora io con qualche stupore ho scoperto che a San Marino è stata evidentemente vissuta e imposta come un successo del movimento operaio. Vi assicuro che in Italia l'introduzione di questi istituti non è stata vissuta in questi termini, ma penso che, come dire, sia fatto noto anche a voi che sia al contrario uno sfondamento di segno opposto. E benissimo, veniamo nello specifico. Beh, qual è l'oggetto della nostra proposta? Un oggetto di una nostra proposta che non può passare in via referendaria proprio perché la nostra legislazione è differente dalla vostra. Perché noi abbiamo un articolo del Codice Civile 2043 che è un pochino rigido. Beh, la nostra proposta è semplice ed è dire che tutto questo è frutto di un grandissimo equivoco, cioè di un grande scambio tra l'epifenomeno e la sostanza. E cioè, ma il motivo della tutela, di quei bellissimi diritti che ho sentito leggere anche nella vostra Carta Fondamentale, è legato al fatto che io abbia un orario di lavoro militarmente controllato e un capo ufficio un po' stronzo che continuamente mi chiede di fare delle cose,
o è collegato al fatto che io aderisco a un progetto di impresa altrui rispetto a cui ho una doppia alienità sia relativamente ai mezzi di produzione e sia relativamente al risultato della prestazione, e su questo costruisco la mia vita libera e dignitosa della mia famiglia? Questa è la domanda. E allora, se la domanda è che, se la risposta è che è l'adesione a un piano di impresa altrui che fonda quei diritti di tutela per una vita autonoma e dignitosa, e allora significa che noi dobbiamo fare un tipo contrattuale unico, salvo poi dentro il tipo contratto unico, allora lì sì aprire la raggiera della libertà contrattuale, lì sì consentire di poter derogare, di poter avere l'orario flessibile, di poter avere forme di coordinamento assai più blande, di poter rinunciare convenzionalmente al potere disciplinare, di, come dire, veramente di poter sperimentare. Cioè, rispetto a questo,